Sono Giuseppe. Con questo video voglio parlarti del Transpallet. Voglio dirti tutto sul Transpallet. Allora, mi sono fatto una piccola lista come guida. Allora, partiamo da questo punto. Il Transpallet, come si usa? Beh, il Transpallet è un carrello che si usa a spinta, quindi si può spingere o tirare, frenandolo dal timone, per spostare in orizzontale i pallet, normalmente l'euro pallet, quindi che è grande 1,20 m per 80 m. Il transpallet, come si pronuncia? Si pronuncia transpallet. La derivazione è francese. È l'unione delle parole transport pallet, quindi transpallet. Come si utilizza un transpallet manuale? Si pompa, si utilizza il timone pompando su e giù per sollevare il bancale e poi si spinge. Quindi è semplicissimo. Come funziona un transpallet? Un transpallet funziona con un sistema idraulico ad olio. Quindi c'è una pompa che all'interno contiene l'olio. Quando premi il timone manda in pressione l'olio, si apre una valvola e fa sollevare il pistone che solleva le forche. Come si dice transpallet in inglese? In inglese e in americano si dice hand pallet jack o jack pallet. Come si aggiusta un transpallet? Un transpallet di norma non ha bisogno di essere aggiustato, si possono cambiare i rulli che sono tenuti da delle spine, oppure si può sostituire il kit delle guarnizioni, magari dopo tanti anni perde e allora si smonta la pompa e si cambia. Si trovano anche delle guide su YouTube. Come costruire un transpallet? Una persona non può costruire un transpallet, a meno che non lo voglia costruire di legno o di carta, quindi ci vuole un'officina, un'azienda strutturata che utilizza delle dime, che fa delle saldature certificate e via dicendo, rispettando determinati standard di qualità, e loro possono produrre il transpallet. Come si scrive transpallet? Così come si pronuncia transpallet. Come caricare l'olio nel transpallet? Alla base della pompa di solito c'è una vite, si svita quella vite e si può aggiungere l'olio. Alcuni ce l'hanno, alcuni non ce l'hanno. Si può anche ingrassare il sistema di sollevamento. Di solito ci sono degli ingrassatori dove ci si aggancia la pompettina con il grasso e la si spara dentro. Come smontare un transpallet? Beh, ogni transpallet è dotato di un manuale. All'interno del manuale c'è un'immagine esplosa, quindi si dice esplosa proprio perché si vede in maniera frazionata ogni componente. E da lì in teoria si potrebbe smontare seguendo le linee guida. Come smontare le ruote del transpallet? Le ruote del transpallet sono tenute su da delle fascettine elastiche. Ok? Quindi basta una di quelle pinzette con le due punte che si allargano e si stringono. Si sganciano queste due fascettine dal perno e poi si sfilano le ruote. I transpallet cosa sono? L'abbiamo già detto. Che cos'è un transpallet? Vabbè, non ci ritorno, l'abbiamo già detto. Transpallet quale comprare? Wow, quale comprare? Assolutamente, bisogna andare su transpalletitalia.com, c'è il transpallet base, il transpallet titanium e il transpallet platinum con la portata di 3000 kg. Scegliete il migliore, assolutamente. Comprare sempre solo il migliore, non ha senso acquistare un prodotto che non sia il top. Poi, quale olio per transpallet? C'è un olio specifico che è un olio idraulico, noi lo vendiamo, se vi interessa chiedetelo. Dove si compra il transpallet? L'ho già detto, lo vendiamo noi sui nostri siti. Il transpallet come si usa, come si pronuncia? E via, ho risposto a tutte le domande possibili ed immaginabili sul Transpallet. Se ce ne sono altre che ho dimenticato, non esitate a farmi domande e vi rispondo il prima possibile. Ciao!